Malore improvviso, si accascia al volante e si schianta. Un'altra tragedia inspiegabile. Sfiorata la strage. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille. Dramma lungo la carreggiata. È successo 2 giorni fa, il 27 aprile. Poco dopo mezzogiorno sulla strada statale 50 bis Var del Grappa e del Passo Rolle, un uomo è stato colpito da malore improvviso proprio mentre era alla guida. L'automobilista, 70enne residente nel Feltrino, ha perso il controllo dell'auto accasciandosi sul volante e si è schiantato sul guardrail. È stato inutile l'intervento dei soccorsi. L'automobilista è morto sul colpo. La Fenadora è rimasta chiusa a lungo. L'incidente ha provocato lunghe code e traffico. La notizia per il momento è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.